Bene, salve cari non telespettatori, e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Chrysalid, il keeper di questo lercio canale, e quest'oggi ci occupiamo di una recensione barra unboxing. È un po' che non ne facevo, non ero dell'umore particolarmente adatto, ma vediamo di fare qualcosa, anche perché devo farne anche altre, devo recensire Resident Evil Village e devo anche fare un paio di recensioni su dei film che ho visto, ma cerchiamo di ricominciare. Quest'oggi però ci occupiamo, per ripartire, di un prodotto molto particolare che non è esattamente nuovo, è in circolazione già da un bel po' di tempo, ovvero Capcom Home Arcade, presa in ultra sconto su Amazon, quindi come prezzo ci stava. E che cos'è Capcom Home Arcade innanzitutto? Sicuramente cazzeggiando su internet vi sarà capitato di vedere qualche apparecchio strano come questo, o questo, oppure questo, questo, ma anche questo qui, non lo so, insomma, di questo tipo. Che cosa sono? Sono delle planche arcade con montate al loro interno una scheda particolare chiamata Pandora's Box, di produzione cinese dell'azienda FreeA, che consiste in un emulatore, ovvero il Final Burn Alpha, con al suo interno svariati giochi arcade, dipende dal modello, possono essere 1000, 1400, insomma, anche 2000 ultimamente con le ultime versioni siamo arrivati più o meno a quella cifra. La Pandora's Box è nata con l'idea di creare dei sistemi multigioco arcade che possono essere dei cabinati, insomma un modo per cercare di ricreare l'esperienza da sala giochi solo con dei sistemi multigioco e a basso costo. Ad un certo punto però FreeA si è ingegnata ed ha pensato di farne delle versioni per il mercato casalingo, quindi ha costruito delle planche arcade e ci ha montato diverse versioni della Pandora's Box con diversi giochi dentro. Questa tipologia di giochi è ovviamente presa dalla libreria sconfinata del mondo arcade, quindi ci sono Street Fighter, Metal Slug, King of Fighter, Final Fight, Picchiaduro a scorrimento, Puzzle Game, Track and Field, insomma c'è di tutto. Capcom ha pensato essenzialmente di fare la stessa cosa, creando quindi una sua versione praticamente ufficiale della Pandora's Box, ed eccola qui, Capcom Home Arcade. Non è in realtà la prima volta che Capcom cerca di fare una sua console, a suo tempo infatti cercò di creare una sorta di changer, che si chiama appunto il Capcom Power Changer, che trasformasse le schede da sala giochi in versioni casalinghe, ma fu un progetto fin troppo costoso e praticamente morì subito. Questa volta ci ha riprovato con questa Capcom Home Arcade, quindi la si può essenzialmente definire la Pandora's Box Official di Capcom, se la possiamo definire così. Non ha avuto un gran successo commerciale, in quanto i giochi presenti al suo interno, purtroppo, non so se poi riuscite a leggerlo, si dovrebbe leggere, credo, sono un po' troppo pochi. Sono sicuramente dei bei giochi, per carità, però si tratta soltanto di 16 giochi. La libreria arcade di Capcom, ce ne potremo parlare da qui fino al prossimo Natale, quindi è chiaro che questa pochezza di giochi è stato un freno non indifferente per le vendite in generale, anche come, diciamo, figura di marketing. Quindi è stata essenzialmente snobbata per la maggior parte del tempo, e mi ero comunque ripromesso di prenderla per poterla testare se l'avessi trovata ad un buon prezzo, e naturalmente su Amazon è stato un prezzo abbastanza vantaggioso, quasi la metà, che di listino è sui 230 euro di base, ma io l'ho presa quasi la metà, circa 130 euro, e quindi adesso ne possiamo parlare. Pensavo quindi di fare un unboxing e un'analisi generale sul sistema operativo, sui giochi, eccetera eccetera. Farò quindi questa recensione, cercherò di essere il più sintetico possibile, ma anche il più completo possibile, ma prima ovviamente facciamo partire la nostra solita sigla. Hadouken!
Bene, eccoci qui. Ovviamente partiremo con l'unboxing di questo carro armato e faremo un'analisi, diciamo, della costruzione, della praticità, eccetera eccetera. Il packing in generale devo dire non è niente male, è molto evocativo. Sulla parte frontale c'è una bella immagine della console arcade con scritto subito 16 giochi precaricati. Nella parte posteriore ci sono elencati tutti i giochi che sono installati, dopo li andremo a vedere uno per uno. E nei vari lati ci sono delle illustrazioni che riguardano il contenuto e comunque evocative del prodotto. Quindi unboxiamo. Dove comincio qui? E ne so. Vabbè, proviamoci. Hadouken! Bene, come abbiamo potuto vedere non ho avuto nessuna difficoltà a tirarla fuori ad aprirla, quindi vediamo un po' cosa c'è dentro. Una volta rimossi i due sigilli qui in basso, 1 e 2, ci troviamo davanti alla seguente dotazione. Troviamo la nostra console, chiamiamola così, la nostra Capcom Home Arcade in bella vista. Devo dire che fa il suo effetto a vederla dal vivo. Questo logo gigante di Capcom con i due stick in questo modo e i vari tasti. Non sono mai stato d'accordo con la scelta di Capcom di colorare i tasti nello stesso modo del logo, in modo tale che sembra tutto unico, perché non si distinguono molto in realtà. È anche vero che alla fine quando si gioca non è che si vanno a guardare i tasti, però dovendo contraddistinguere il player 1 dal player 2 io l'avrei fatto di colore singolo, come non so, tutto blu, tutto giallo, oppure tutto bianco, tutto nero. Però tutto sommato è chiaro che l'ha fatto per una scelta voluta, per rendere il tutto come se fosse uniformato al logo. Allora, solleviamola, se ce la facciamo. Devo dire che è più piccola di quello che sembra. Me la sarei aspettata più grande, se devo essere onesto. Il tutto sembra comunque fatto di ottima fattura. Senti il classico switch dei tasti. La parte qui sotto è chiaramente simile gommata per poter consentire la presa dei nostri palmi delle mani quando ci si appoggiano. Una cosa che si nota sicuramente sono i tasti, ovvero sono molto leggeri da premere, quasi non si sente il click che facciamo. Questo è il modus degli tasti per plance arcade e anche bar top cabinati moderni, che non hanno la forza di resistenza di quelli che avevano prima. La pressione sui tasti dei vecchi cabinati degli anni 90, come questo di Tekken 3 che ho in camera, è molto evidente. C'è molta più resistenza nella pressione del tasto, si deve fare forza per impartire l'input. Chi è cresciuto negli anni 90 come me è abituato a questo tipo di resistenza. Non è necessariamente un male, però devo ammettere che sono molto diverso. Troviamo quindi sopra i classici 6 tasti d'azione più Start e Coin. Le varie porte si trovano sul retro. Troviamo il tasto per l'accensione, la classica porta per poterla alimentare, la porta per il cavo HDMI e il collegamento alla TV, e una porta esterna USB che non si è ancora ben capito a cosa serva, perché se ho capito bene, di base questa porta non dovrebbe essere attiva. Per poterla attivare bisogna aprire la console.
Bene, questa era la Capcom Home Arcade in sé. Poi, vediamo cos'altro troviamo dentro. La prima cosa che salta fuori è, su questa parte del polistirolo, questa scatolina che dovrebbe essere, se ricordo bene, l'alimentatore. Esatto, eccolo qui. Questa è sicuramente una novità per questo genere di prodotti, in quanto l'alimentatore di per sé non viene mai incluso. In questo caso Capcom ha pensato bene di darcene uno, e direi anche finalmente. Dopodiché proviamo il cavo USB per poterlo alimentare, il classico USB-USB-C, un cavo HDMI, quello per la connessione alla TV, e questo piccolo manualino che è in realtà una guida veloce per l'utente, in questo caso io, con all'interno delle piccole istruzioni sull'installazione e sull'uso del sistema operativo, con in più un piccolo extra, ovvero questo piccolo set di adesivi che servono essenzialmente per poter essere piazzati sulla plancia al loro posto, ovvero sotto il tasto della pausa, player 1, coin, eccetera. Ovviamente noi non li andremo ad usare, perché altrimenti saremmo condannati per sempre nell'inferno dei retro gamer. Molto bene, questa era una prima occhiata sulla Capcom Home Arcade. Costruzione devo dire ottima, anche molto carina ed originale a vederla, perché abbandona completamente le forme delle classiche Pandora's Box molto squadrate per una cosa più personale e particolareggiata. In questo devo dire che Capcom ci ha visto giusto. È un po' estraneante all'inizio, però devo dire che l'idea, tutto sommato, non è affatto male. Adesso partiremo con una breve analisi del sistema operativo e dei giochi in generale. Quindi, non ci inchioschiamo e via! Dopo un paio di loghi di Koch Media e Capcom Home Arcade, devo dire anche abbastanza banalotti, veniamo subito catapultati nella schermata di selezione dei giochi. Come hanno già specificato altre persone che hanno recensito questo affare in passato, Capcom si è impegnata molto poco a realizzare il cuore di questa macchina emulatrice. Credo sia inutile ribadire quanto questo sistema operativo sia piuttosto blando e molto pigro. Senza contare che le impostazioni di sistema in generale sono davvero troppo poche. L'impressione non è soltanto che Capcom non si sia voluta applicare, ma che addirittura sia stato tutto quanto realizzato da persone un po' inesperte, un po' maldestre in questo genere di cose, è come se fossero le prime armi e si siano quindi dimenticati l'essenziale. Partiamo con il trovare l'opzione di selezione della lingua, che però stranamente presenta soltanto l'inglese, vabbè. Proseguiamo poi con l'opzione di poter attivare le nostre classifiche in caso volessimo caricarle online, il reset alle impostazioni di fabbrica e le opzioni video decisamente molto scarne, con le sole due opzioni del full, 4 terzi ma con banda nera ai lati, e wide, schermo in 16 noni ma schiacciato ed allungato, terribile per questo tipo di giochi. Credo sia meglio smettere di parlare di questo sistema operativo terribile, ma che è sta merda? E di passare direttamente all'ultimo firmware rilasciato come aggiornamento per questa console. La vera novità infatti di questa macchina emulatrice è che ha una connessione Wi-Fi per poter aggiornare il software di sistema e caricare le classifiche online. Quindi scarichiamo subito il firmware più recente. Devo ammettere di aver avuto non pochi problemi a far funzionare il Wi-Fi, ma alla fine ci sono riuscito ed ho aggiornato la console alla versione 1.6. La prima differenza è il logo di Capcom, che questa volta si presenta animato e con un suono rievocativo. Hanno usato il vecchio suono del logo di Capcom degli anni 90. Solo leggermente riadattato. Dopo questa botta di nostalgia che non fa mai male, veniamo nuovamente catapultati nel menu di selezione dei giochi. E seppur ad una prima occhiata non sembra essere cambiato nulla, in realtà notiamo diverse differenze. Innanzitutto, le musiche che accompagnano la selezione dei giochi sono diverse, ma ci sono anche altre piccole chicchiette. Per esempio, finalmente adesso, in basso a sinistra, troviamo una piccola descrizione del gioco in questione che ci dice l'anno di uscita, il genere e su che macchina gira, ovvero CPS1 o CPS2. Ma soprattutto troviamo in basso le game settings, ovvero le opzioni dei singoli giochi che ci consentono di modificare varie opzioni, come il livello di difficoltà, il livello di danno o, a seconda del gioco, altre opzioni come il numero di round. È inoltre presente una piccola descrizione che ci dice a cosa corrispondono i tasti del singolo gioco. Come abbiamo detto in precedenza, sono presenti solamente 16 giochi, tutti capolavori per carità, ma decisamente troppo pochi. Li vedremo però nel dettaglio più avanti. Per poter accedere alle varie opzioni bisognerà premere una delle due diagonali, sinistra o destra, e cliccare sulle icone ai due lati. Iniziamo trovando le classifiche dei punteggi fatti dai vari giocatori possessori di questa console, che possono essere caricate online. Cliccando invece sulla diagonale alta destra accederemo alle opzioni che abbiamo visto prima, ma questa volta un po' migliorate. Si parte con il controller check, ovvero
ovvero una modalità che ci consente di verificare il corretto funzionamento dei vari tasti levette presente in praticamente tutti i sistemi arcade dell'epoca, sia per il primo che per il secondo giocatore ovviamente, passando poi per i crediti che ci consentirà di visualizzare chi ha lavorato effettivamente a questo progetto. Ricordiamo che il cuore di questa macchina, come qualsiasi Pandora's Box, è proprio l'emulatore Final Burn Alpha. Ormai è un vizio quello di usare emulatori open source per prodotti ufficiali. Le opzioni video rispetto alla prima versione del software sono divise in due categorie: Display Resolution, che determina la grandezza dello schermo, ovvero originale, Full, schermo intero in 4 terzi, oppure Wide, schiacciato in 16 noni. Terribile per questi giochi, continuo a ribadirlo. La seconda opzione riguarda invece gli effetti grafici, dove troviamo per esempio Smouth, che serve essenzialmente a cercare di rendere i pixel un po' meno sgranati, Bezels, che si occupa di smussare un po' il tutto, oppure CRT, che simula gli schermi a tubo catodico dell'epoca utilizzando delle scanlines. Dopo essere passati per l'opzione per il reset di fabbrica, troviamo la possibilità di selezionare la musica ad accompagnamento del gioco durante la selezione tra original e remixed. Troviamo poi un'ulteriore opzione per scegliere se ordinare i giochi in ordine alfabetico o in ordine casuale. A mio avviso un po' inutile, ma vabbè, chi se ne frega. Proseguendo, notiamo l'opzione per poter settare la qualità generale dell'audio. Devo dire abbastanza sorprendente, non mi aspettavo che l'avrebbero messa. E poi presente la classica opzione per visualizzare le note legali. Come detto in precedenza, il cuore di questa macchina emulatrice è essenzialmente lo stesso Final Burn Alpha utilizzato per le varie versioni di Pandora's Box, e questo ha generato non poco casino. Considerato il fatto che Final Burn è un emulatore gratuito, non sarebbe potuto essere utilizzato per una macchina ufficiale. E ne scaturì infatti anche una causa legale non da poco, visto che i diritti di utilizzo di questo emulatore sono stati effettivamente concessi a Capcom, ma da chi in realtà non avrebbe potuto concedere tali diritti. Dato che alla fine il prodotto è stato lanciato sul mercato, immagino che tutto sia finito per il meglio. Il come lo sanno soltanto loro. Ritroviamo poi la stessa opzione vista precedentemente per poter caricare le nostre classifiche dei giochi online e confrontarle con altri giocatori. Fa poi capolino una delle impostazioni più importanti, ovvero quella che ci consente di verificare la presenza di nuovi aggiornamenti per il sistema operativo, e infine le impostazioni Wi-Fi per consentire di connettere la console a una connessione internet che, quando attiva, verrà segnalata da un'iconcina blu in alto a destra. Come già accennato in precedenza più volte, sono presenti 16 giochi precaricati. Dato che si tratta comunque di un numero non molto alto, direi di poter spendere qualche parolina su ognuno di essi, giusto a titolo informativo, e anche per poterne valutare la qualità dell'emulazione. Iniziamo con uno degli sparatutto più belli che abbia mai visto, 1994 The Loop Master, sviluppato nel 2000 da Racing e che ha poi dato vita ad altri seguiti. Ambientato nella seconda guerra mondiale, dove il protagonista usa ovviamente un velivolo militare, purtroppo non ha mai ricevuto altre conversioni su console dell'epoca, quindi è una bella sorpresa trovarlo qui. Divertente, difficile come giusto che sia, ed appassionante. Insomma, ci sta. Di questo gioco potrei parlarne per ore. Alien contro Predator, uscito nel 1994, è uno dei miei arcade preferiti. Basato su tecnologia CPS2, racconta delle vicende narrate nella piccola città di Sandrad, che è stata invasa da un esercito di xenomorfi. È un duo di Marines potenziati ciberneticamente e alcuni Predator si uniranno per poter sconfiggere questa minaccia. Anche se può sembrare strano, il gioco sarebbe dovuto essere in realtà il tie-in di un eventuale film di Alien contro Predator, di cui la sceneggiatura era stata scritta già all'epoca. Tale sceneggiatura fu però rifiutata. Capcom però il gioco mai l'aveva completato e quindi lo fece pubblicare lo stesso. Come poi tutti quanti sappiamo, il film di Alien contro Predator non uscì fino al 2004 ed era ovviamente completamente diverso da questo gioco. Sfortunatamente anche in questo caso non si ebbe mai una conversione per delle console casalinghe. Inizialmente era prevista una conversione per il 32X di Sega, ma che poi purtroppo è stata cancellata. Il gioco inoltre è servito da ispirazione per la creazione di un altro grande capolavoro di questo genere, ovvero Guardian Heroes, uscito nel 1996. Trattandosi di un gioco sviluppato su licenza, è sempre stato difficile poterlo riproporre in qualche modo, e il fatto che sia in questa Capcom Home Arcade, per quanto mi riguarda, vale da solo l'acquisto dell'intera macchina. Conosciuto in Giappone con il nome di Powered Gear, Armored Warriors è un picchiaduro a scorrimento più o meno simili ad altri del suo genere come Violent Storm o Captain Commando, ma con la novità dei mecha, ovvero affrontare il gioco a cavallo di potentissimi robot. Rilasciato anche questo nel 1994, verrà poi riproposto nel 2018 per alcune collection di giochi Capcom per PlayStation 4, Switch e Xbox One. Ambientato nel 2281, dove ci sarà la solita guerra per poter liberare una città dall'invasione robotica. Un gioco decisamente interessante, insomma, sicuramente il benvenuto in questa libreria di giochi. Ed eccoci al cospetto di un altro capolavoro del suo genere.
Captain Commando è un picchiaduro a scorrimento uscito nel 1991 inizialmente per sala giochi e poi convertito anche su Super Nintendo e PlayStation. Narra le vicende del Commando Team, un gruppo di giustizieri contro le forze del male guidate da Skumoside, o Genocide nella versione originale giapponese. Ambientato nel 2026, perché all'epoca c'era letteralmente la fissazione di ambientare film e giochi nei post anni 2000, adesso invece è il contrario, ambientano tutto nel passato, si compone di 9 livelli, dove alla fine c'è sempre il boss. Decisamente un piacere poterlo rigiocare, si tratta di un must have assoluto per questo genere, insomma, nient'altro da dire. Ci doveva essere in questa collection. Punto e basta. Uscito nel 1997, Capcom Sports Club è un gioco sportivo che comprende più sport contemporaneamente, ovvero calcio, basket e tennis. Nonostante si tratti di un gioco sportivo, non punta sul realismo, ma sul tipico stile giapponese fumettoso e scanzonato più dello stile manga. Insomma, basta vedere come hanno rappresentato l'Italia. I tre giochi sono molto divertenti da giocare, grazie anche alle loro particolari dinamiche arcade. Di tutti, comunque, quello più riuscito è probabilmente quello di tennis. Certo, io sono totalmente negato per i giochi sportivi, ma devo ammettere che l'ho trovato anche divertente per quel poco che sono riuscito a fare. Poi un gioco sportivo per poter variare ci stava anche. Insomma, benvenuto. Cyberbots Full Metal Madness, conosciuto in Giappone semplicemente con il nome di Cyberbots, è un gioco di combattimento spin-off del già citato Armored Warriors. Uscito nel 1995, è stato poi convertito per PlayStation e per Sega Saturn. Si tratta essenzialmente delle stesse basi di gameplay di Armored Warriors, solo riviste in picchiaduro uno contro uno. Molto carino e divertente da giocare, non ha avuto una grandissima distribuzione, ma fa piacere trovarlo in questa collection. Uscito nel 1994, Darkstalkers The Night Warriors, conosciuto in Giappone con il nome di Vampire The Night Warriors, è il primo di una lunga serie di picchiaduro dedicati a dei mostri un po' particolari. La trama infatti gira intorno a Pyron, l'essere più potente della Terra che indice un torneo per decidere chi è l'essere più forte in assoluto. Insomma, la classica trama scusa per potersi menare come se non ci fosse un domani. Uscito prima in arcade e poi convertito per PlayStation 2 e poi rilasciato anche su PlayStation Network, seppur risulti ancora molto bello da vedere, la sua giocabilità è invecchiata un po' male, ma rimane comunque uno dei simboli di Capcom, anche per aver dato vita ad un personaggio fra i più famosi, ovvero la vampira Morrigan, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, rappresenta uno dei simboli del periodo d'oro di Capcom, dove faceva uscire picchiaduro in continuazione ed erano sempre dei capolavori. Echo Fighters, il cui nome originale giapponese corrisponde a Ultimate Ecology, è uscito nel 1993 ed è uno sparatutto a scorrimento dalla tematica piuttosto particolare. La sua principale fonte di ispirazione è l'ecologia. La trama infatti ci descrive alcune aziende che, in un ipotetico futuro, non si fanno problemi a sfruttare dei pianeti fino a distruggerli. In questo arriverà il Dottor Molly, che ha costruito un veicolo particolare per poter distruggere queste aziende in difesa del bene e dell'ambiente. Il gioco è stato poi convertito anche per PlayStation 2 e Xbox nel 2006, tramite alcune collection di giochi Capcom e anche per PSP. La particolarità di questo gioco è di avere la torretta per sparare roteabile, così da poter coprire diverse direzioni. Tutto questo lo rendono una piccola perla. E anche in questo caso tutte le parole del mondo non servirebbero. Uscito nel 1989, Final Fight è uno dei capisaldi più rappresentativi dei picchiaduro a scorrimento, capace di generare una quantità di giochi simili praticamente infinita, nonché di svariati sequel convertiti per qualsiasi console o home computer ci possono venire in mente. Inizialmente pensato come un seguito di Street Fighter, tanto che il suo nome provvisorio era Street Fighter 89, divenne poi un gioco totalmente diverso. La storia è ambientata a Metro City, dove un'organizzazione criminale chiamata Mad Gear rapisce Jessica, la figlia del sindaco Mike Gagar, e bisognerà quindi darsi da fare per poterla liberare. Anche qui la solita solfa della principessa da salvare per un gioco immortale e difficile come pochi, ma che amiamo proprio per questo. Altro gioco storico simbolo di Capcom stessa. Ghouls and Ghosts, conosciuto in Giappone con il nome di Dai Makaimura, letteralmente traducibile con Il villaggio del grande mondo dei demoni, è il primo seguito di Ghosts and Goblins. Venne poi convertito anche per Sega Master System, Mega Drive e Super Graphics. Uscito nel 1988, ci farà ancora prendere il controllo del cavaliere Arthur, che deve di nuovo sconfiggere le forze del male capitanate dal diavolo, chiamato Lucifero o in alcune versioni per console Loki, per salvare la popolazione e la sua amata principessa. Un gioco tanto importante quanto famoso per la sua difficoltà letteralmente fuori di testa, ma del resto non ci piacerebbe se non fosse così. Se volete provare a finirlo senza morire, avete le mie condoglianze.
altro super esponente del genere sparatutto. Uscito nel 1999, Giga Wing è stato poi convertito per Dreamcast e ha poi generato un seguito, Giga Wing 2. Sviluppato da Takumi e pubblicato da Capcom, è ambientato nel 2050 e dai ancora questi anni post 2000. E la trama ruota intorno al divino medaglione di pietra, artefatto per cui sono state combattute diverse guerre. Uno sparatutto a scorrimento verticale semplicemente imperdibile. Mega Man The Power Battle è uno spin-off della serie Mega Man e, insieme al suo seguito Mega Man 2 The Power Fighters, rappresenta gli unici due spin-off a tema arcade della serie di Mega Man. Rilasciato nel 1995, venne poi convertito in seguito tramite alcune collection di Mega Man per PlayStation 2, Xbox e GameCube. La trama è la più semplice del mondo. Il Dr. Willy ha resuscitato alcuni tra i più potenti robot distrutti da Mega Man, che quindi dovrà armarsi per poterli distruggere di nuovo. Il tutto si può tranquillamente riassumere con Mega Man che fa le stesse cose dei suoi giochi solo in uno scontro uno contro uno. Un'idea originale e comunque ben fatta, quindi accolta positivamente in questa Capcom Home Arcade. Altro mega sparatutto di Capcom, come se non ce ne fossero già abbastanza. Sviluppato da Cave, uscito nel 2001, Pro Gear ci presenta un'ambientazione steampunk che ovviamente è interessante a priori. La trama si svolge nella città di Parts, dove sembra che si sia trovato un modo per poter diventare immortali. Questa immortalità però è concessa solo ad alcuni nobili. Questi nobili hanno poi ovviamente deciso di conquistare il mondo istituendo un nuovo ordine mondiale. Ed è qui che entrano in gioco i 5 bambini protagonisti che, ovviamente, hanno deciso di combattere quest'ordine per salvare la città. L'ennesimo capolavoro sparatutto di Capcom, bello da vedere, difficile e divertente da giocare. Nient'altro da dire. Vabbè, e qua facciamo notte. Street Fighter 2, basta soltanto nominarlo per sentire i tuoni che vengono dal cielo. Uscito la prima volta nel 1991, ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei videogiochi, creando di per sé il genere di picchiaduro uno contro uno, divenendone praticamente il re indiscusso. In questo caso ci troviamo di fronte alla terza revisione, uscita nel 1992, denominata Hyper Fighting, che oltre ad includere tutte le modifiche già approntate nella seconda revisione, cioè la Champion Edition, di cui quelle principali erano sicuramente la possibilità di usare i 4 boss finali, aggiunge un po' di velocità in più al gameplay e ribilancia un po' il danno delle mosse in generale, prediligendo in questo modo le combo lunghe piuttosto che colpi singoli come in passato. Ho avuto non poche difficoltà ad abituarmi a combattere in Street Fighter 2 con questi nuovi tasti e in generale mi sono trovato un pochino scomodo inizialmente, ma dopo un po' ho cominciato a padroneggiare il tutto. Per quanto si tratti di un capolavoro immortale convertito per praticamente qualsiasi sistema elettronico, tra cui tostapane, frigoriferi e cesti pubblici, è innegabile che rimanga un po' il dispiacere di trovare soltanto una versione tra le tante di Street Fighter 2. Mi chiedo infatti perché non abbiano messo anche la versione Super o Super Turbo, ma perché non mette addirittura tutta la saga di Street Fighter fino al 3, visto che Final Burn li legge perfettamente. Qui ci si rimane davvero male, purtroppo questo bisogna dirlo. In ogni caso si tratta di un gioco immortale, nient'altro da dire, se non che ci si rimane un po' male nel sapere che oggi esistono persone che non sanno che cos'è una Duken. Strider Hiryu, colui che rappresenta, a mio avviso, uno dei personaggi del mitico trio di ninja degli anni 90, di cui gli altri due membri sono Ryo Yabusa della serie di Ninja Gaiden e Joe Musashi della serie di Shinobi. Uscito inizialmente nel 1989 per arcade, fu poi convertito lo stesso anno per una miriade di computer diversi e successivamente anche per diverse console. Venne poi pubblicato un sequel nel 1999 su PlayStation, appunto Strider 2, e poi nel 2014 fu pubblicato un reboot chiamato semplicemente Strider per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. La trama è ambientata nel 2048, sì, sempre sti cazzo di anni post 2000, e vede il solito maestro oscuro che vuole governare il mondo con l'aiuto di una specie di unione sovietica futuristica, e Strider viene inviato per combattere queste forze e il maestro in persona, uno dei massimi esponenti del suo genere, da giocare assolutamente. Un gioco tanto tenero e puccioso quanto geniale ed unico. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, conosciuto in Giappone come Super Puzzle Fighter 2 X, prende il concetto di combattimento di Street Fighter e lo applica ai puzzle game, rendendo a tutti gli effetti una sorta di Tetris con i personaggi di Street Fighter. Uscito inizialmente per arcade nel 1996, fu convertito poi per Sega Saturn e PlayStation e anche per Dreamcast e Game Boy Advance, senza contare la versione HD uscita sul PlayStation Network e Xbox Live Arcade.
Il gameplay si basa sul concatenare gemme colorate per poi poterle rompere e mandare così in palla l'avversario. Il tutto accompagnato dalle versioni deforme dei personaggi di picchiaduro Capcom, che farebbero intenerire chiunque, persino Hannibal Lecter, mentre tra una combo di gemme rotte e l'altra si mazzolano con mosse prese direttamente dal loro picchiaduro di appartenenza. Non sono un campione nei puzzle game, anzi, solitamente sono abbastanza goffo e impacciato, ma questo Super Puzzle Fighter 2X per me è veramente fantastico e lo gioco con piacere. La risposta di Capcom a Tetris, un gioco simbolico della stessa casa, insomma, un must have. Dopo svariati minuti e vari tentativi per poter testare la qualità dell'emulazione, devo dire che quest'ultima è veramente ottimale. Final Burn Alpha di per sé è una garanzia di qualità, ma su questa Capcom Home Arcade dà veramente il meglio di sé. La resa emulativa dei giochi è sicuramente superiore a qualsiasi altra Pandora's Box che io abbia mai visto. In questo Capcom è stata molto brava, ha ottimizzato al meglio i suoi giochi. E del resto, se non lo faceva lei, chi altro avrebbe potuto farlo? Con il vecchio firmware 1.0 c'era qualche problema con qualche lieve scattino qui e lì e qualche effetto sonoro che tendeva a perdersi. Ma con gli ultimi aggiornamenti sembra che sia stato tutto quanto fissato. Quantomeno io non ho notato alcun problema. Inoltre non mi è capitato di riscontrare alcun problema di ritardo o di lag nell'input dei comandi. Cosa che invece mi è capitata più volte con le varie versioni di Pandora's Box che ho potuto provare. Trattandosi di una macchina che cerca di emulare per quanto possibile l'esperienza da sala giochi, non c'è alcun modo per poter salvare lo stato della partita o i propri progressi. Questo vuol dire che non si potrà interrompere la sessione di gioco e ricominciarla, ma del resto si parla di giochi arcade, quindi come impostazione è anche comprensibile. Grazie all'ultimo aggiornamento, Capcom ha inserito la possibilità di poter uscire al menu principale senza dover ogni volta resettare la console. Basterà premere i pulsanti Coin e Start insieme e apparirà il menu, dove oltre a darci istruzioni su come vanno usati i pulsanti in quel gioco, ci darà la possibilità di riprendere la partita, restartare il gioco o se vogliamo quittare al menu principale. Sempre grazie all'ultimo aggiornamento, Capcom ha aggiunto qualche altra piccola chicca, come per esempio la modalità One Credit, sicuramente soltanto per i più temerari, ed ha anche aggiunto una piccola cornice per coprire quelle terribili bande nere in giochi di questo tipo troppo datati in formato 4 terzi. Ho inoltre letto da qualche parte che, sempre con questo aggiornamento, Capcom dovrebbe aver rimosso l'emulatore Final Burn e lo ha sostituito, ma di questo non sono riuscito ancora a trovare nessuna conferma. Con gli ultimi aggiornamenti, Capcom ha quindi reso questo sistema operativo degno di essere chiamato tale. La vera delusione purtroppo rimane sulla quantità dei giochi. Sono tutti bellissimi, indubbiamente, ma una volta esauriti non ci si capacita davvero perché Capcom non abbia pensato di metterne qualcun altro. Voglio dire, posso capire i giochi su licenza fatti con la Marvel come X-Men contro Street Fighter o Marvel contro Capcom, ma non mi spiego davvero perché non abbiano messo tutta la saga di Street Fighter oltre il 2. Oppure perché non abbiano messo gli altri Darkstalker. O perché non ci sia Final Fight 2. O addirittura perché manchino perle come due giochi dedicati a Dungeons & Dragons. Questa home console arcade aveva le potenzialità per poter essere la migliore nel suo campo. Sarebbe bastata una libreria di giochi Capcom che quantomeno coprisse la quasi totalità della loro esperienza e sarebbe stata tutt'altra cosa. Allo stato attuale invece, anche se hanno migliorato il sistema operativo e hanno messo tante opzioni interessanti, non si può non rimanere delusi dalla pochezza di giochi disponibili. Al di là delle tante versioni di Pandora's Box che includono come minimo 1500-2000 giochi ultimamente, anche altri suoi concorrenti hanno fatto di meglio, come il Neo Geo con il suo Neo Geo Mini. Quest'ultimo infatti contiene 40 giochi dalla libreria SNK, il che gli consente di coprire quasi la totalità di esperienza di gioco creata negli ultimi anni dalla famosa casa giapponese, e la rende quindi una macchina con un'esperienza di gioco completa. 16 giochi per la libreria arcade di Capcom sono davvero troppo pochi, e soprattutto non convincono all'acquisto di una macchina molto costosa ed edita ad un pubblico molto particolare di giocatori, ovvero i retro gamer appassionati di giochi arcade. L'idea di fare una Pandora's Box ufficiale era molto buona, ma purtroppo Capcom non ci è riuscita per troppi versi secondo me. Proprio come Sony con la sua PlayStation Classic si è lasciata prendere dalla fretta di far soldi e si è tradita non applicandosi a sufficienza e soprattutto non chiedendosi cosa potessero veramente volere i giocatori da un apparecchio del genere. Direi che con l'analisi possiamo finirla qui. Adesso torniamo a noi. Bene, rieccoci qui. Capcom Home Arcade, un prodotto che avrebbe sicuramente potuto dare molto di più.
per come era stato concepito e per quello che avrebbe dovuto fare, ma che purtroppo soffre di poca cura, di uno sviluppo superficiale e di troppa frettolosità nella sua realizzazione. Un sistema operativo molto poco agevole, che sì, è stato migliorato con delle opzioni e delle caratteristiche che sicuramente servivano e che sarebbero servite sin dall'inizio, ma che purtroppo non corregge il suo problema principale, ovvero una soft hack troppo esigua, per quanto siano tutti quanti ovviamente degli ottimi giochi, su questo non ci piove. A questo punto io la consiglio. Se siete amanti delle sale giochi come me e se avete qualche anno in più, la trovate ad un prezzo onesto, che non è sicuramente il prezzo che costa di base, ovvero 230 euro. Io consiglio di farci un giretto, è anche un bel pezzo da collezione da poter mostrare su un tavolo o nella vostra stanza in generale. Se invece cercate qualcosa che vi faccia giocare a tutto quanto esiste in sala giochi, direi di guardare altrove. Questo qui è principalmente un pezzo per i collezionisti sporchi anziani, come sottoscritto. Bene, direi che aia. Aia, ma sei scemo! Direi che possiamo chiudere qui questa recensione unboxing, fate come volete. Io vi ringrazio di essere stati con me quando avete scelto di farlo, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre ammesso ovviamente che ce ne sarà mai uno, se sarò ancora vivo, e Hadouken a tutti voi.